Ciao e benvenuti al video in cui parliamo di tutte le novità Marvel in Italia per febbraio 2020. Intanto febbraio è il mese di esordio della nuova linea mutante dopo gli eventi di House e Powers of X, ovvero Dawn of X. La serie esordisce con 4 mensili, anche se in effetti uno esce a marzo, tutti 48 pagine a 5 euro. Questo gioioso nuovo prezzo panini. In teoria presumo che resteranno a 48 pagine, perché effettivamente tutte le serie negli Stati Uniti sono quindicinali, quindi è molto improbabile che passino a 24 con i numeri 2. Le testate sono X-Men, scritta da Hickman e disegnata da Lienil Francis Yu, che dovrebbe essere incentrata sulla famiglia Summers, super allargata, quindi Scott, Jean Grey, ed effettivamente non so se sono tornati insieme, non ci ho fatto mente locale, più Cable, Havok, il padre di Ciclope Corsaro e persino quello che mi sembra essere Vulcan, il fratello sociopatico ex dominatore dell'impero Shi'ar. Vabbè, vedremo. Poi abbiamo Marauders, scritta da Jerry Duggan, che non mi dà fiducia, con i disegni dell'italianissimo Matteo Lolli. Non sono gli sgherri di Sinistro che usavano questo nome, ma un gruppo mutante piuttosto eterogeneo formato da Kitty Pryde, Emma Frost, Alfiere, Tempesta, l'Uomo Ghiaccio e persino Pyro, vecchio membro della confraternita dei mutanti malvagi. La terza serie è New Mutants, sempre con Hickman ai testi ma con la collaborazione di Ed Brisson e i disegni di Rod Race. I protagonisti sono ovviamente i mutanti più giovani che fanno cose. Boh. Ci sarebbe poi anche X-Force, ma esordisce a marzo e quindi ne parleremo nel video di marzo, che uscirà fra un mesetto immagino. Passando alle altre uscite, arriva Marvel Comics 1001, che sarà uno spillato di 32 pagine a 3 euro. La storia è ovviamente collegata al precedente volume antologico Marvel Comics 1000. Autori e disegnatori sono vari e non li so. E quindi, boh. Contagion, una storia di Ed Brisson con i 5 capitoli dell'omonima miniserie, in cui una sostanza misteriosa priva eroi e civili della loro forza vitale. Boh, dovrebbe essere un brossurato di 112 pagine a 12 euro. Superior Spider-Man 2 Ottomatico, che contiene gli episodi dal 7 al 12 di Superior Spider-Man, scritta da Christos Gage e disegnata da Mike Hawthorne e Lan Medina. È un brossurato di 136 pagine a 14 euro e contiene anche un tie-in con la Guerra dei Regni. Dovrebbe essere l'ultimo. Spider-Gwen Ghost Spider 2 L'Anno Impossibile, che contiene gli episodi dal 6 al 10 della serie dedicata alla Gwen Stacy di un altro universo. Sono 136 pagine a 14 euro in un brossolato, scritto e disegnato da Sinel Maguire, Takeshi Miyazawa e Rosy Campe. Spider-Man Full Circle, una graphic novel scritta un po' a caso da un sacco di autori, e dico un po' a caso perché da quello che ho capito la trama viene gestita via via fra un autore e l'altro senza una direzione precisa. Potrebbe essere interessante, come potrebbe essere una mezza cagata. Fra l'altro dovrebbe essere un brossolato di 104 pagine a 13 euro, che è un prezzo altissimo, a meno che non sia un cartonato e si sono sbagliati a segnalare. Boh, Black Widow Gioco Senza Regole, che contiene la più recente miniserie dedicata alla Vedova Nera, è scritta dalle sorelle Sosca ed è disegnata da Flaviano, tutta gente che non ho idea di chi sia. In ogni caso è un cartonato di 112 pagine a 16 euro. Legends of Marvel Storie Senza Tempo, ovvero un volume che celebra i vecchi fumetti Marvel pre-supereroi, con storie di Al Ewing, Howard Chucking e tanti altri. Un cartonato di 152 pagine a 18 euro. Black Cat 1 Grand Thief Marvel, il primo volume della nuova serie dedicata alla Gatta Nera, testi di Jed McKay, disegni di Travel Foreman. Sono gli episodi dall'1 al 6, sono 144 pagine, cartonato, a 17 euro. Thanos Nessun Rifugio, una nuova miniserie dedicata al folle titano e al suo rapporto con Gamora. Tini Howard ai testi, Adele Olivetti ai disegni, per un altro cartonato di 144 pagine, a 17 euro. Pantera Nera 8, 2000 stagioni. Sono gli episodi dal 13 al 18 della più recente serie dedicata a Black Panther. I testi sono di Ta-Nehisi Coates, i disegni di Daniela Cuna. Sono 112 pagine, cartonato, a 16 euro. Le novità con Atti di Malvagità, un ciclo di storie ispirato ai 30 anni del mega crossover Atti di Vendetta. Contiene gli annual del 2019 di Miss Marvel, Punisher, Venom e Deadpool, e nella storia gli eroi si troveranno ad affrontare dei supercriminali che normalmente non gli fanno da avversario. Un cartonato di 136 pagine a 17 euro. Passiamo alle ristampe. Prima un fumetto che esce a fine gennaio ma non avevo segnalato, Exiles numero 1, Mondo in Frantumi, che ristampa le storie dei primi Exiles, pubblicate a inizio anni 2000 e dedicate al supergruppo che viaggia fra gli universi, di Judd Winnick, Mike McCon e Jim Calafiore. All'interno sono pubblicati gli episodi dall'1 all'11, un cartonato di 288 pagine a 29 euro. Passando alle uscite di febbraio, Avengers Fresh Start numero 1, l'ultima schiera, ovvero la ristampa dei primi 6 numeri della più recente serie degli Avengers, scritta da Jason Aaron e disegnata da Ed McGuinness, un cartonato di 160 pagine a 19 euro. Iron Man 2020, un volume speciale dedicato ad Arno Stark, che contiene tutte le apparizioni dell'Iron Man di Terra 8140. Sono 304 pagine, costa 30 euro ed è ovviamente un cartonato. Marvel Masterworks Iron Man
Numero 11. All'interno delle storie classicissime di Iron Man, dal numero 82 al numero 94, più gli annual numero 3 e 4. 328 pagine, cartonato, 28 euro. Sempre Marvel Masterworks, ma Miss Marvel numero 2. Un cartonato di 328 pagine a 28 euro che contiene gli episodi dal 15 al 23 della sua serie regolare, più Marvel Super Heroes 10 e 11, Avengers 200 e Avengers Annual numero 10. Marvel Omnibus Squadrone Supremo di Mark Grunwald, con i 12 episodi della serie del 1985 più un numero di cap e la graphic novel Squadron Supreme Death of Universe di Mark Grunwald, Bob Hall, Paul Neary e John Buscema. 448 pagine, cartonatone a 45 euro. Questo potrebbe persino interessarmi. Next Wave Agents of Eight torna in un unico volume, la fantastica serie di Warren Ellis e Stuart Immonen. Sono 256 pagine, cartonato a 28 euro. Marvel Comics Il mondo fuori dalla finestra, ovvero 13 storie classiche della Marvel che si svolgono in un contesto realistico. 320 pagine a 29 euro. Spider-Man Black Cat, la malvagità degli uomini. Per la prima volta in volume, la miniserie scritta da Kevin Smith e disegnata da Terry Dodson, dedicato all'incontro fra l'uomo ragno e la gatta nera. Un cartonato di 160 pagine a 21 euro. Marvel Collection Deadpool numero 11, gli episodi dal 14 al 25 di Deadpool serie del 2015, testi di Jerry Duggan, disegni di Mike Hawthorne, Scott Koblish e Matteo Lolli, il tutto in un cartonato di 288 pagine a 29 euro. Thor di Straczynski, numero 2, Vittoria. All'interno Thor volume 3, dal 9 al 13, più dal 600 al 603, dato che era tornato alla vecchia numerazione. Conclude il volume anche Thor Giant Size finale. Sono 240 pagine, cartonato a 27 euro. Marvel's L'occhio della fotocamera, che contiene i 6 episodi originali del seguito di Marvel's. Un cartonato di 160 pagine a 17 euro. Testi di Kurt Busiek, disegni di Jay Anacleto. Il progetto Marvel, la mini completa in 8 episodi, realizzata da Ed Brubaker e Steve Epting, che indaga sui supereroi durante la Seconda Guerra Mondiale. 224 pagine, cartonato a 26 euro. Nuovi Mutanti, Tradimento, con gli episodi dall'8 al 17 della storica prima serie dedicata ai giovani mutanti Marvel, testi di Chris Claremont e disegni di Sal Buscema. Un cartonato di 240 pagine a 27 euro. Venom Collection 10, che contiene due miniserie, Carnage Unleashed e Sinner Takes All, di Larry Hama, Greg Luzniak, Andrew Wilde e Marvel Wolfman. Un cartonato di 248 pagine a 27 euro. Chiudiamo con Fantastici 4 La fine, la ristampa della serie scritta e disegnata da Alan Davis, con un possibile finale per i Fantastici 4. Un cartonato di 152 pagine a 18 euro. E con questo, anche per le uscite di febbraio, abbiamo concluso. Prezzi sempre più alti, i portafogli sempre più vuoti. Temo che di tutte queste novità, a parte gli X-Men, comprerò ben poco. Quindi per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e iscrivervi al mio canale Telegram se volete sapere quando esce un nuovo video. Seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo. Dovranno ad affrontare dei supereroi dei supercriminali. Potrebbe essere interessante, come potrebbe essere una mezza cagata. E ovviamente non ho segnato quanto costa, perché sono un cretino.